vent'anni che faccio lo sperimentatore e un paio di anni fa mi è capitata l'occasione, sono sposato con la moglie che ha ereditato questa casina a montagna, di trovare il modo di sfogarsi un attimino per fare proprio lo sperimento. Quindi quello che vediamo è in questa presentazione è il percorso che ho fatto nell'ultimo anno e mezzo per ristrutturare non fisicamente questa casina che è al confine tra l'Alpacuana e la Garfagnana, sotto la Pagna, sotto nel cuore del mondo dei costi di da Fiscale. Però siamo completamente in pieno digital divide e mettete qualunque aggettivo e ci aggiungete il divide. Manca l'acqua, manca la corrente, manca gli operatori telefonici, TLC sono uno in una valle uno, un'altra valle accanto un'altra, un'altra valle ancora, quindi tu vai con 10 telefoni, poi il segnale va e viene, ma la corrente manca continuamente, questi sono i problemi. E qui è stata veramente una sfida l'idea di ristrutturare la casa, perché francamente prima di ristrutturare la casa ho voluto verificare una serie di cose. Uno, se era possibile veramente avere dei servizi internet sempre online, perché se spendendo dei soldi l'idea era di andarci il fine settimana tutto l'anno e poterci andare a lavorare, portarci gli amici, andare a sperimentare, fare un po' di cose, in particolare un po' come elettronico, venendo da questo mondo, giocherellare con domotica, telemetria, monitoraggio ambientale, sperimentare nuove forme anche di ecologia tecnologica. Qui, vi dicevo, siamo in mezzo alle Acuane e nel 2009 la Regione Toscana, per superare la Digital Divide, porta attraverso la tecnologia Hyperlan una connessione a larga banda su un canale a 5 GHz, prima era 7 Mbit e 500K in upload e download, poi passata da Euteria a Cloud Italia, ora i contratti vengono andati con 8 megabit in download e megabit in upload. Io, nonostante che l'operatore sia un operatore PV6, sperando di poter remotizzare la casa in attesa che dell'Internet of Things, mi sono comprato un pacchetto di 8 indirizzi statici per giocare il live. I costi sono una cosa abbastanza ragionevole, è una DSL di un po' di anni fa. Appena superato praticamente la DSL, cioè tolto completamente il contratto terrestre, la DSL terrestre, e passando direttamente tutto su Wi-Fi per intendersi, ho deciso di fare un po' di esperimenti per assaggiare quanto valeva fare. Rendere smart la casa, e per questo gli obiettivi che mi sono posto sono: ci vuole un'ora e un quarto, un'ora e venti da Pisa per raggiungere questo posto, vorrei sapere tutti i giorni com'è il tempo, se nevica, se piove, se ci sono problemi, vorrei poter accendere la caldaia a distanza, tutte cose che sappiamo si possono fare, ma il problema è sperimentarle sul posto, perché vi ripeto, manca la corrente continuamente, ci sono micro interruzioni che io non so come fanno a sopportare quelli del posto, si vede ci sono abituati a soffrire, e le connessioni radio vanno e vengono continuamente, insomma l'idea era di sperimentare queste cose. Io mi sono procurato una stazione meteo wireless con i sensori che ho messo sul tetto e mi sparano i dati su una stazioncina in casa, e poi via USB ho provato a pubblicare questi dati, vedere se la cosa funzionava in modo da potermi collegare da casa. Contemporaneamente, purtroppo un paio di anni fa con Giuseppe ci ha preso il trip di sperimentare cose di tipo domotico, ci siamo procurati un Raspberry e a quei tempi era uscito un modulino per trasformare il Raspberry in un dispositivo domotico, una delle tante tecnologie che ci sono basate su Z-Wave, e abbiamo cominciato a fare un po' di prove con degli attuatori, dei sensori, con delle prese che si inseriscono direttamente all'interno di un dispositivo normale, poi mettono a misurare la corrente per spegnere il dispositivo. Ho visto la cosa funzionava, però studiando il protocollo mi sono reso conto che se non c'era continuità di servizi questa roba non avrebbe funzionato, per cui ho posticipato questa fase di rendere la casa domotica a ora, a fra qualche mese, perché ci siamo quasi. Perché questo cammino è durato abbastanza. Ho avuto un'imbeccata da parte di Giuseppe che, per esempio, per quanto riguarda la parte della
per quanto riguarda la parte di monitoraggio ambientale, utilizzando un vecchio Linksys NLSU2, che è un aggeggino dove ci si attaccano periferiche USB e le rete di Zigbee in rete, intanto via il software che c'è a bordo, mettendoci una distribuzione Debian, è possibile far girare un software chiamato MeteoHub, che è un progetto open source in cui chi ha scritto questo pezzo di codice rende ogni anno disponibile il software a gratis e non è funzionante completa al 100%, fa alcune funzioni per avere un'idea di come va il software e si fa pagare 50 euro per avere un pezzettino di codice per una tantum per interfacciarsi con tutta la miriade di strumenti che mano a mano escono sul mercato. Io ho trovato il pezzo di codice che serviva a me e l'ho implementato e sono rimasto affascinato dal fatto che sono disponibili una quantità di scenari per tantissimo hardware, tutto sotto che consuma sotto 10 watt. Quindi era una cosa affascinante, compreso un Raspberry, per cui l'idea di arrivare a una macchina con cui si può fare un po' più di cose era stuzzicante. È sviluppato da un... parlato con un tedesco, con un ragazzo tedesco in Germania. Ma un nome o qualcosa per la... Si chiama MeteoHub. MeteoHub, poi vi lascio le slide. Ora non so se loro se volete solo le slide, perché qui sotto le slide c'è anche un po' di altre informazioni che ci avevo messo. Insomma, se cercate MeteoHub trovate questo software che c'è per tantissimi hardware disponibili, sia open hardware che insomma per vari tipi di stazioni meteo, insomma. La cosa interessante è che si riesce a formare una stazione meteo completa. Io ho messo su questo sistema qui, l'ho montato sul tetto, ho fatto un po' di modifica al tetto, è possibile collegarci una webcam, avevo una una di queste telecamere un po' sofisticate che era da interni, l'ho resa impermeabile, adattata a funzionare in inverno in luoghi freddi, ha passato l'ultimo inverno perfettamente e realizza un'interfaccina dove ti dà in tempo reale i dati e le immagini dell'ambiente. Ovviamente fornisce anche altri panel su cui mettere, che so, nelle ultime 24 ore, ma si può andare indietro anche storicamente col solito dettaglio, perché questi qui si impegnano a tenere tutti i dati di dettaglio, diventa un almanacco sostanzialmente, di quello che sono temperatura, pressione, direzione del vento, quantità d'acqua, fa previsione a 10 giorni, ti fa vedere la stazione nella tua zona, e nella mia zona mi sono reso conto che nonostante sia abbastanza diffusa questa tecnologia, qui a Pisa c'è una decina di stazioni, nella mia zona c'ero solo io, per cui durante la ristrutturazione della casa la voce ha girato e ora c'è un sacco di gente che ci si collega e mi sono anche sentito in difficoltà se sta a fare non funziona ora. Però permette anche di costruire dei grafici privati dove uno può far vedere la temperatura in casa, che sono cose un po' più personali, così io so che ci sono, ma fallo sapere agli altri che sono a casa, magari non è il caso. Però uno può produrre una serie di grafici più o meno sofisticati che uno si manda su un FTP. Avendo deciso di spendere, avere una DSL in una casa non presidiata per tutto il tempo, io non me la sono sentito di metterci un torrent per scaricare film, guardare pazienza. Nemmeno se fossero backup quel torrent. Allora ho pensato che siccome siamo in una zona ad alto rischio terremoti, mi sono cercato in giro, ho detto perché non provare a mettere su qualche sensore del genere, e ho trovato un progetto in Gran Bretagna molto interessante, ma non sono riuscito a entrare nel giro e a trovare i sensori. Invece ne ho trovato uno negli Stati Uniti fatto dalla Stanford University, che si appoggia, fatto per uso scolastico, basato sul concetto che su tantissimi portatili ormai da anni ci sono i sensori di accelerometri per parcheggiare le testine degli hard disk. L'idea è di usare il computer direttamente, dovunque li metti, per raccogliere dati e farli entrare a far parte di una rete di raccolta dati distribuita, generalizzata, che si appoggia sulla piattaforma Boeing, che per intendersi è quella che viene usata da SETI e da tantissimi altri progetti di tipo scientifico, che è un sistema per condividere risorse, tanto io la macchina la tengo accesa quando non ci sono. Per cui mi sono comprato un sensore
per le scuole e per gli enti pubblici è più o meno a gratis, per i privati costa $49, si può fare. Io per casa uso un media center per distribuire tutte le immagini, i servizi. Io sono un utente Macintosh, cioè non so, partecipo in parte, uso Linux per dove mi serve, la roba open source, ma io normalmente traffico con ambienti Macintosh, anche perché sotto c'è un fantastico FreeBSD che lavora con quello, con i Macintosh, lavora con FreeBSD sotto, lavora a interfaccia nera. Comunque, avendo un Mac a disposizione in casa tutti i giorni, in montagna, abbandonato lì, ci ho fatto il deploy di questo software e mi sono comunque anche un pochino... E il sistema funziona così, vengono registrati tutti e tre gli assi dei movimenti nella casa, gli spiegano come si mettono i sensori e una volta al giorno tutti gli eventi speciali vengono, o particolari, vengono mandati nella rete generale. Se c'è un evento un po' significativo viene mandato via subito e tutto il resto del giorno la macchina è a disposizione per, nella quota che uno decide, di renderla disponibile agli altri. Mi sono reso conto che il sistemino comunque consuma 50 watt e poi vedrete che nell'economia generale sono troppi 50 watt. L'anno scorso hanno rilasciato una versione di questo software che si chiama QCN per Raspberry e lì finirà. Perché visto che alla fine la parte domotica vedrete la farò in un'altra maniera, lo riciclerò in questo modo. Come vi dicevo, mi sono creato senso di colpa subito da quando ho fatto sapere in giro nella vallata che c'era sta cosa, per cui ho cominciato a monitorizzare il sistema, anche perché è un anno e mezzo che ci traffico, e ho visto che c'erano micro interruzioni dovute alla corrente, micro interruzioni dovute a punti dati che saltano. Quindi anche avere la banda larga portata dal regione toscana non è sufficiente, se un servizio in continuità non esiste da quelle parti. Non hanno mai portato la televisione, figuriamoci se era possibile pensare di avere la continuità lì, però quando c'è funziona è abbastanza bene, ma non era abbastanza. Allora mi sono affittato una macchinetta con Debian sopra, giro per il mondo, credo che sia negli Stati Uniti, e da lì con un Aros ho cominciato a misurare perfettamente i vari punti qual era l'efficienza del sistema. Una cosa che ho scoperto è che l'antenna non era puntata bene, ho fatto rivenire a installare l'antenna, perché quando c'erano nuvole, brutto tempo, il segnale si degradava abbastanza. Ora invece me l'hanno risistemata, va bene. E comunque il problema delle interruzioni dovute a ogni volta che piove qualcosa succede, c'è ancora, e quindi non era risolto il problema. Il mio problema era rimanere online, e quindi ora le cose vanno meglio, eh? Questo è un grafico di questi giorni, di qualche giorno fa, e l'obiettivo era, mentre ho deciso, ristrutturo la casa, ma nel frattempo era raggiungere l'indipendenza delle connessioni e l'indipendenza energetica. Per le connessioni, chiaramente, tutti insegnano, bisogna rivolgersi a differenti provider con differenti percorsi e possibilmente differenti tecnologie. L'indipendenza energetica è un problema legato all'analisi delle criticità nel come gestire le risorse all'interno della casa. Intanto, c'ho qui la mia moglie, la prima cosa che mi ha detto, si fa la casa nuova, ci si mette un forno a induzione, coltifero, quindi consumano 6-7 kW, solo quelli. Io ho 3 kW come bilancio da gestire, quindi abbandonato subito. Non c'è il gas, non c'è l'acqua, non c'è il gas, figuriamoci. Quindi noi finora si faceva da mangiare con le bombole a gas e alla fine abbiamo ripiegato. Per mangiare le bombole a gas, il forno ce lo mettiamo elettrico, ma questo ha creato qualche problemino. Il resto, abbiamo cominciato a pensare a sistemi che consumano il meno possibile, pompe di calore, altri soggetti alternativi, sistemi di accumulo. Per quanto riguarda, fra l'altro, poi il problema della corrente, essendo veramente in un posto disagiato, non avendoci nemmeno l'acqua che ti porta al comune, lì quella casa fa parte di un gruppo di case che in condominio si sono realizzati un sistema per raccogliere l'acqua, che d'inverno va bene, ma d'estate, quando arrivano tutti i villeggianti tutti insieme, l'acqua scarseggia. Per cui ho pensato di mettere un sistema di raccolta d'acqua, interrompendo la pressione dell'acqua, devi mettere un motore che comunque un kilowatt te lo porta via quando si accende, ogni volta che apri il rubinetto. C'è dell'acqua ferma lì, d'inverno questa roba si ghiaccia, quindi devi mettere un sistema per riscaldare i tubi e per riscaldare l'acqua in modo che non si blocchi. La mia suocera, quando andava via tipo in transumanza a settembre, veniva in città, toglieva l'acqua, chiudeva tutto, svuotava gli impianti, ma se te ci vuoi andare a caso
con gli amici, anche l'ultimo dell'anno, deve avere tutto l'acqua. E l'acqua è un problema. Poi, per problemi economici, non sono riuscito a gestire alla meglio con l'idraulico, che ha dovuto fare come del pazzo, mi ha messo un scaldabagno tradizionale che si consuma le sue 1250 watt. Quindi, è chiaro che la soluzione ottimale è mettere un sistema che con 260 watt, recuperando energia dall'ambiente, ne produce magari un kilowatt, ma al prossimo giro. Per quanto riguarda l'operatore e la connettività, ho cominciato a pensare all'internet satellitare bidirezionale. Per fortuna esiste una piattaforma Two-Way che sull'Italia, sull'Europa spara tantissimo. E fra tutti i vari operatori che vendono questa piattaforma, ne ho trovato uno che, con un accordo con la Comunità Europea, per un anno, a parte i 22 megabit in download e 6 megabit in upload del contratto minimo che dà a tutti, però ti dà 2 megabit in upload e 8 in download per 9 euro al mese. E ho fatto i miei conti che per gestire la webcam, gestire la stazione meteo e fare monitoraggio della casa in remoto, io non sono mai andato oltre mezzo gigabit, gigabyte. Per cui questo è aggiornato al 27 di settembre, per farvi vedere. L'avevo fatta anche nell'ultimo giorno, ma poi mi è rimasta questa nella slide. Insomma, in emergenza, se salta l'altra parte, si può switchare qui, e se ho bisogno della connessione, con 13 euro me la cavo un altro. Chiaramente a quel punto ti metti a fare streaming, però, insomma, la cosa, ho detto, facciamo questo esperimento. Per 9 euro al mese si può fare. Il primo anno l'ho già passato. Ora, in questi giorni, siamo quasi a un anno. Il problema in realtà è stato psicologico, perché è il lag che ti frega, cioè te quando vai su una pagina internet e non funziona la connessione attraverso la regione toscana, attraverso l'Hyperlan, un po' di ritardo c'è, però è un mezzo secondo di ritardo che si supera, è un problema solo psicologico. D'altra parte 70.000 km da fare in 800 millisecondi in qualche maniera vengono compensati dal protocollo Performance Enhancing Proxy, con l'RFC che lo descrive in dettaglio, che sostanzialmente prende le nostre FNMP, le ripulisce e fra gli endpoint della connessione fa passare il minimo dei dati possibili, praticamente probabilmente solo la parte dati alla fine, e incredibilmente funzionano tutti i servizi tipo FTP, posta elettronica, lo streaming va benissimo, sembra fatto apposta. E la cosa incredibile è che funziona anche il VoIP. Io a volte mi sono ritrovato a telefonare attraverso il network di Cloud Italia passando attraverso il satellite, che non è la sua strada, e funziona perfettamente. Il problema grosso era il dubbio che ci siamo posti tante volte anche con Giuseppe, ma quando c'è brutto tempo, qualcuno ha da provare le cose. Io ho deciso, in rete, sui blog c'è scritto di tutto e di più. Quindi l'unico modo per saperlo, ho detto, per 9 euro, per 24 mesi ci provo. Vediamo, non è una cifra spaventosa. Allora, effettivamente quando piove c'è un po' di nuvole, il sistema è in grado da una parte e dall'altra degli endpoint di compensare il segnale. Quando grandina e ci sono le bombe d'acqua e nevica, si spenge. Però ho due strade, per cui ho deciso intanto di partire. Io, volendo fare questa sperimentazione, ero d'inverno di questi giorni dell'anno scorso e ho chiamato il tecnico. Visto quando ti mandano un kit completo con tutte le istruzioni, l'avrebbe potuto fare un bambino l'appuntamento sul satellite. Le istruzioni sono semplici, si può fare. Ho preso anche un doppio feeder per poterci vedere su due canali diversi la televisione satellitare, perché uno è su 13 gradi, uno su 9 gradi, quindi basta leggermente inclinarli diversamente, te lo vendono loro. E alla fine quello che si ha è un modem satellitare dove si esce con una connessione DHCP, è un, non mi ricordo se è un server o un client, ma insomma esce con un IP pubblico, quindi raggiungibile da fuori, quindi su un internet tradizionale. Quindi, avendo raggiunto internet da due strade diverse, il problema era trovare il modo di far vedere alla casa una connessione unica. Io, non essendo molto skilled dal punto di vista, non sono un nerd,
nonostante che l'ho fatto diverse volte al lavoro, ho preferito comprarmi in rete, sul mercato elettronico, uno scatolotto che si chiama Load Balancer Broadband Router, ma ce ne saranno altri, insomma, che per intanto studiarmi le politiche di stradamento e definire per bene gli scenari d'uso. Questo è un frammento della rete a metà dell'anno scorso di casa mia. E in modo che da due WAN diverse io da dentro, a seconda di quella che mi è più opportuna, passo da una strada o da un'altra. Per quanto riguarda le politiche di scenari, alla fine si tratta di bilanciare tutta una serie di parametri, fare del source routing in modo che la telecamera, che la webcam e la stazione meteo passino sempre dal satellite e tutto il resto del traffico dall'esterno o dall'interno passa dalla regione toscana, e al momento opportuno invece, se una dei due rami va giù, chi rimane prende la prevalenza, prende la strada. È chiaro che anche questo attrezzino qui consuma 40 watt e è inaccettabile, specialmente quando mi sono arrabbiato, quando mi sono accorto che TP-Link spesso usa OpenWRT come software all'interno, come firmware modificato per i suoi apparati. E siccome dispongo a casa fortunatamente di un Alex con tre interfacce, ricetterò al mio amico Giuseppe se mi dà una mano a rifare il deploy di OpenWRT, e oltre a mettere le solite policy che ho definito quest'inverno, metterci anche tutta una serie di altre cose che ora vi faccio vedere e invece ho dovuto mettere altrove, in particolare perché a questo punto questa sarebbe una macchina aperta sotto il mio controllo e non una macchina commerciale. La prima cosa che mi sono accorto è che, avendo due strade diverse verso il mondo, tutte e due con indirizzi pubblici, volendoci accedere da fuori, l'unico modo per pubblicizzare questo accesso dall'esterno è comunque riutilizzare ancora una volta i DNS dinamici. Io ho fatto vari esperimenti e ho scoperto che, usando sia il servizio interno del router sia utilizzando il servizio offerto dalla webcam per accedere a un DNS dinamico, una volta partito il servizio, quando una delle due WAN switcha, la connessione si perde, non viene propagata l'informazione. L'impressione che ho avuto io è che c'è qualche problema di firmware sul router. Però ho scoperto che ogni volta che riattivavo il servizio, l'indirizzo dinamico veniva riattivato correttamente. E allora, siccome io gioco con i Macintosh, ma mi piace di più giocare con FreeBSD, mi sono trovato un po' di script, una script shell praticamente, che mi fa esattamente il solito servizio che lancio con un cron. All'inizio ho provato con 5 minuti, 3 minuti, 2 minuti, 1 minuto, funzionava. Ora siamo 1 minuto e mezzo, 2 minuti, ogni minuto e mezzo, 2 minuti mi riaggiorna qual è la strada corretta, in modo che dall'esterno, chiamando il solito indirizzo, si entra in casa. Il problema di entrare in casa è che in casa si entra facendo i soliti servizi di port address translation, però non si riesce a accedere al server, alla router, perché questo PIN vuole essere chiamato solo con un indirizzo preciso. E volendo io accedere a questo qui da qualunque ambiente, mi sono trovato costretto a mettere su un proxy web, su una delle macchine che ho in giro per internet, che chiamandola con indirizzo su una porta mi ridirige sempre da quell'indirizzo sul router, e quindi io posso accedere da qualunque postazione alla router e aggiustare o vedere lo stato, cambiare le policy. I mattoncini di cui era nella presentazione sono questi, pezzettini che si possono migliorare andando a sostituire pezzi commerciali con pezzi fatti in casa. Sostanzialmente ho cominciato a chiedermi, man mano che la casa veniva ristrutturata, cos'è che mi serve. Il minimo che fa funzionare l'infrastruttura è tutta questa roba qua, che all'inizio erano 250 watt. 250 watt per 24 ore sono 6 kW al giorno, che con i contratti non residenziali sono praticamente 1 euro al giorno, e io 365 euro al gestore che ho, senza far nome, un li voglio da. Io mi è sembrato scemo. Ho cominciato a fare misure al giro per la casa, un po' usando la roba che avevo recuperato tra Raspberry e Z-Wave per andare a monitorizzare le varie parti della casa, un po' utilizzando questo dispositivo che avevo a Pisa, qui a casa mia,
che avevo comprato perché mi faceva il concetto di accrescere la consapevolezza sui consumi energetici. È un progetto educativo interessante, per cui con una cinquantina di euro si riesce a recuperare un servizio che ti fa monitoraggio dei consumi di casa, però ne abbiamo parlato tante volte, spara i dati sempre in cloud e non si sa bene chi è che vede i dati di quando io sono a casa o cosa faccio. Oltretutto ti fa vedere in dettaglio delle ultime 24 ore e aggregato indietro nel tempo. Non è proprio il massimo. Ce l'ho ancora sta roba qui, però ho cominciato a cercare in giro e mi sono innamorato di un'altra tecnologia. C'è un progetto open source, completamente open, basato su hardware Arduino. Io come elettronico non sono andato a vedere, spiegato in dettaglio, è fantastico. Permette di attaccarci qualunque tipo di dispositivo. Io avevo, francamente, per definire delle policy di domotica ho bisogno di misurare la corrente in vari punti, avere vari sensori, e con quell'altra attrezza che avevo comprato avrei dovuto comprarne n volte. Invece con questo è possibile mettere più sensori e anche di tipo diverso. Fa sostanzialmente gli stessi grafici e oltre a fare il deploy via web su cloud, però mi permette anche di farlo localmente e quindi non fa sapere, se voglio, i fatti miei agli altri. Questa è un'altra cosa di cui sono innamorato. Quindi ho raggiunto a un certo punto, circa quasi 6 mesi fa, la consapevolezza che con gli UPS normali, che sono fatti per farti fare lo shutdown della macchina, 4 ore, 5 ore di buco non mi regge, neanche se sono quei 250 watt e basta. Ho dovuto pensare a qualche altra soluzione, soluzioni che vengano dal mondo del solare, del sistema di risparmio energetico. I conti che mi sono fatto io è che sostanzialmente bisogna accumulare abbastanza energia per avere qualcosa su batterie che sono da 12 volt, 200 ampere, che garantisse da 5 a 10 ore di buco. Perché comunque ci sono stati, abbiamo avuto, io non voglio non dare servizio dalla casa. E poi comincerò a pensare al solare. Tra i vari UPS che si trovano in giro ho trovato una UPS realizzata utilizzando degli inverter speciali che possono funzionare come UPS nello schema che vedete qua in alto, in cui se manca la rete elettrica normale recupera dalle batterie, quando ritorna arriva in diretta, nel frattempo ricarica le batterie, conoscendo praticamente queste che sono macchine abbastanza potenti, conoscono tutti i tipi di batterie possibili che ci sono sul mercato, quindi provvedono alla automanutenzione, caricarle, scaricarle, fare tutti i cicli di mantenimento. E in più alcune di queste, che io ho chiamato smart, hanno delle funzioni già integrate per i sistemi legati al fotovoltaico, per cui se le batterie sono cariche assolutamente non prendono corrente dalla rete pubblica, quindi la tua energia che ti sei stoccato te la consumi tutta. Quando si sta per scaricare le batterie smettono di prendere corrente dalle batterie e se le riprendono dalla rete pubblica. Qualcuno in quel caso deve provvedere a caricare e scaricare le batterie. Anche senza cercare oggetti particolari, con un inverter normale si riesce a fare la solita cosa, perché comunque avendo a che fare con un sistema di produzione esterna dell'energia avrai sempre un pannello fotovoltaico, avrai un generatore eolico, ma c'è il cuore che è il regolatore, che è l'oggetto che adatta la potenza discontinua che genera il sistema dei pannelli solari, ad esempio fotovoltaici, con le caratteristiche specifiche della batteria. Alcuni di questi regolatori o gestori della potenza, bilanciatori di potenza tra ingresso e uscita, offrono un servizio per sapere se la batteria è carica o meno. Questo, vedete quelle linee verdi, quella lì, praticamente quando la batteria è in buono stato di funzionamento, cioè è carica, manda un segnale al dispositivo che in questo caso interrompe il segnale del gestore. Quindi non arriva più la 220 e il sistema prende dalle batterie. Quando le batterie si stanno per scaricare, viene tolto il consenso, viene riagganciato il gestore esterno e si ritorna al normale funzionamento. Il problema quindi è alla fine scegliere il pannello solare e tutta l'elettronica che ci sta intorno. Questo va fatto in base a come vanno le situazioni nel caso specifico. Io era praticamente un anno a questo punto, qualche mese fa, che avevo il sistema del monitoraggio ambientale, quindi sapevo quando sale e scende la... Cioè, ho visto che i miei tetti sono orientati nella condizione peggiore possibile che si poteva mettere. Essendo una casa di 200 anni, con pareti di 60 cm in pietra, non la potevo girare per ottenere il massimo rendimento.
E quindi c'è poco sole, siamo in mezzo a una valle, cioè proprio altro che digital divide. Ho scelto i pannelli al silicio amorfo perché sono quelli che, pur avendo un rendimento più basso, parità di potenza sono molto più grossi, però cominciano a produrre corrente dalle 7 di mattina alle 7 di sera, cioè dall'alba al tramonto. Un pochino producano sempre. Ci vogliono però degli apparati particolari che sfruttano al massimo tutta l'energia prodotta. Per intendersi, se quel pannello sta producendo 32 volte 3 ampere, che sono 100 watt, siccome la batteria è 12 volt, se io voglio ottenere la massima potenza devo riuscire a trasformare quei 3 ampere in 8 ampere. 8 ampere a 12 volt sono l'equivalente in potenza di 32 volt 3 ampere. Sono delle macchinette meravigliose, ma che si devono adattare al tipo di pannello. I miei pannelli vanno da 6 volte a 150 volt, quindi sono delle macchine complesse. Ci ho impiegato un po' a cercare in giro, a giro per i blog, a trovare le informazioni, ma insomma, un po' di cose si riescano a fare. La cosa che in realtà mi ha spaventato in tutta questa, esperienza è che se ho speso 300 euro per i pannelli, per montare i pannelli sul tetto e fare l'impianto, mi sono fatto conto che mi ci voleva quasi due volte tanto. E io due volte tanto glielo ho voluti dare. E non è che mi mancano soldi, cioè, mi è sembrato scemo spendere 300 euro di alluminio, altri 200 euro di ganci per metterli sotto il tetto, visto che mi sono preso la responsabilità di farlo da me perché sono un autocostruttore del sistema, mi sono fatto i pannelli, l'impianto di messa a terra, mi sono trovato andando in ferramenta tutti i pezzi per simulare quello che veniva offerto dagli operatori del settore e l'ho fatto. E quindi praticamente ho risolto anche il problema della corrente, riesco a produrre corrente. Questa è la strada più breve, attaccarlo direttamente al dispositivo, quello lì celeste che ho comprato, però siccome la logica smart di quella aggeggia è quella di ti consumo tutta la batteria quando la batteria scarica, ritorna a lavorare con la corrente del gestore, se in quel momento ho una microinterruzione io non ho garantito il servizio, l'obiettivo principale che mi ero posto all'inizio. Per cui va bene, in questa maniera riesco a sfruttare tutta la corrente che produco, quella che produco me la riconsumo, ma non risolvo il problema delle microinterruzioni. Allora ho deciso di guardarmi intorno e ho pensato alla generazione elettrica diffusa, una tecnologia che è vecchia, avrà più di 15-20 anni, che è fatta per i grossi impianti, non viene raccontata alla gente, e questa a me fa tantissimo arrabbiare. È una tecnologia che ti permette di produrre energia e consumartela tutta per te. Invece ora gli impianti fotovoltaici che ci insegnano? Te, utente finale, devi costruire l'impianto, mettere a disposizione le risorse, gli spazi, vendi al gestore a 2 centesimi un chilo, ma tu lo ricompri a 5 o 6. Io non sono d'accordo. Mi è sembrato altamente immorale. Allora sono andato a vedere un po' meglio questa tecnologia. Visto che ai cinesi e agli asiatici li abbiamo insegnato a fare tutte le nostre cosine, loro, oltre che rivendici gli oggetti che noi li scatoliamo e li vendiamo come high-tech, li vendono anche loro a basso costo. Ci sono questi scatolotti dove te ci attacchi direttamente il pannello, questi si interfacciano con i pannelli direttamente, hanno una spina, la infili nella presa e tutto quello che produci te lo puoi consumare. Chiaramente molti si indiavolano perché dicono bisogna rispettare tutta una serie di certificazioni. Io sono voluto andare a vedere che sono queste certificazioni. Queste certificazioni sostanzialmente dicono, la CEI 021 dice che ci vuole un dispositivo che io ti faccio pagare a me 500 euro, 400 euro, che va a vedere se il gestore prima della casa, prima dell'impianto, sta erogando la tensione alla frequenza giusta, con i valori giusti, se questo è giusto, temporizza l'intervento prima di far entrare la corrente in casa, dopodiché abilita il sistema di generazione tuo fatto con l'eolico o con il solare a mandare corrente al carico di casa tua. Se l'Enel decide o il gestore decide di non mandare corrente perché c'è un problema o c'è un problema sugli impianti generali, il sistema mette in protezione la casa. Beh, le stesse cose esistono, fatte uguali, all'interno di questi scatolotti venduti da cinesi, che ti raccontano sono prodotti con le certificazioni in conformità di... Io sono andato a vedere cosa sono. Le certificazioni sono certificazioni non China Export, sono CE. Però riguardano i campi elettromagnetici, niente che riguarda la sicurezza. Io ho rischiato
per l'impianto da 500 watt che ho messo io, perché io voglio andare a tapparmi i miei 200 watt di consumo in stand by, quindi non li voglio spendere, quindi partendo da 500 spero di ottenere un 200. Il valore, il taglio giusto dell'impianto, perché se ne produci di più di corrente quella la perdi, quindi il valore giusto era 300 watt, ho deciso di comprare questo scatolotto e quando mi è arrivato in realtà c'erano anche tutte le indicazioni giuste che ci volevano per quanto riguardano le normative della Comunità Europea. E quindi mi sono puntato a fare questa cosa, ancora non funziona perché mi è arrivato lo scatolotto e era guasto, l'ho mandato a risistemare e mi arriva martedì. Però insomma, sta affare deve funzionare, l'idea è che i pannelli solari alimentano praticamente il sistema che carica una prima batteria da cui io, con questo sistema mi vado a prendere l'energia che io produco e a valle dell'UPS, protetto dalle microinterruzioni, tutta quella che riesco a produrre me la consumo. Forse riuscirò a coprire completamente il ciclo, però insomma spero almeno 250 watt sarebbe il massimo, almeno 200 watt di recuperarmeli per tutto il giorno. Scusa. La batteria che dimensioni deve? Senti, io ho fatto i conti, 200 ampere per avere 10 ore di tamponamento. Con un consumo massimo naturalmente di 200 watt. Sì. Avevo fatto un esempio dei conteggi prima, insomma. E questo è come il sistema funziona, sostanzialmente utilizzando le segnalazioni dove c'è scritto carica batteria mbps, lì io ho delle linee, non si vedono, ma insomma la segnalazione che mi dice che le batterie sono cariche le uso per interrompere il generatore per scollegarlo dalla linea OPS di casa. Quando il generatore, quell'inverter da 300 watt, non vede la 220 generata dall'UPS, quello principale, va in stand-by, non consuma corrente delle batterie e io nel frattempo posso, attraverso il sole, ricaricare le batterie di primo livello. Quindi quello che mi aspetto è che tutto quello che consumo, che recupero, lo consumo. Come priorità prima di passare alla rete? Prima di quella. Cioè, ma nel senso che, ma perché io te lo devo vendere a 2 centesimi e poi te lo devo ricomprarci? Perché sennò non guadagno. Vabbè, ma io sono un sperimentatore e voglio fare se è giusto. E sono arrivato al punto che ero un anno e mezzo fa, quando con Giuseppe abbiamo cominciato a fare esperimenti con Z-Wave. Ma non mi è bastato. Ho deciso che non basta, cioè non è possibile, anche se c'è la continuità di internet, la continuità della corrente, demandare tutti i servizi a un'infrastruttura tecnologica così sofisticata. Quello che mi è venuto in mente è che ho fatto fare l'impianto certificato per bene dagli elettricisti in modo tale che i carichi fossero ben distribuiti all'interno dell'impianto, in particolare tutti i riscaldatori delle camere che sono riscaldatori fatti a infrarosso per andare in ausilio alla stufa a pellet perché non c'è il gas per scaldare la casa, fossero isolati da una parte. L'impianto, come vedete, ho da gestire 212 kW con 3 kW. Qui se non ci si mette qualcosa di intelligente, sì, ok. Da 12 kW farli entrare in 3 kW era il target. Quello che ho fatto, e questa è l'informazione che vi voglio far passare, è che nell'impianto ho introdotto due dispositivi speciali che si trovano da tantissimi anni sul mercato, chiamati gestori di carichi, che hanno definito sostanzialmente due policy, una policy per le notti e una policy per il giorno. In quella scatoletta gialla, che è polarizzata da quel dispositivo lì a sinistra, ho collegato su un ramo di questo circuito lo scaldabagno, la pompa dell'acqua, in modo tale che quando la moglie mi accende il forno mi si spinge lo scaldabagno e la pompa dell'acqua automaticamente, cioè viene riconfigurato dinamicamente il circuito. Se accendo l'asciugacapelli probabilmente la doccia l'ho già fatta, anche se si sta scaldando l'acqua perché un po' l'ho consumata, intanto mi asciugo i capelli e poi lo riscaldo dopo, cioè praticamente è lo stesso. Come in linea alta priorità ho messo tutto quello a valle dell'UPS. E questo per definire le policy di giorno. La notte è uguale. Se io la notte ho acceso tutte le sulle prese di potenza tutti i riscaldatori, se decido di andare al bagno e mi voglio fare un bidet e uso un po' d'acqua, parte il motore, parte lo scaldabagno, spengo le stufette.
quando ho finito di usare l'acqua il motore si spenge, se ce la fanno le stufette bene, se no appena è terminato la finestra di buio che creo, riattivo le utenze dei riscaldatori, che non mi servono per scaldare la casa, mi servono per dare tepore, perché l'ho già scaldata con un altro sistema. Ora, era carina anche questa, ma insomma, praticamente siamo al punto in cui è possibile a questo punto fare il deploy di sistemi domotici, perché la casa è in grado di, in qualche maniera, di sostenere comunque i carichi e... un'altra cosa, questa però ve la voglio far vedere, l'impianto, ho aggiunto sul magnetotermico esterno, nel caso faccia un sovraccarico durante il giorno, un sistema di riarmo automatico, perché questa comunque è una casa non presidiata, e se c'è un fulmine che mi fa scaldare il differenziale, ho messo un differenziale con riarmo automatico, perché l'obiettivo è che se mi va via anche per un attimo la corrente in casa, qualcuno me lo deve tirare su, a me ci vuole un'ora e mezza per andare su appena mi accorgo dell'allarme. E quindi siamo al punto in cui metterò in pensione quest'inverno quello che abbiamo già iniziato a sperimentare con Z-Wave, ma per continuare con Z-Wave con uno dei dispositivi commerciali. Quello che cambia fra tutto quello che c'è, fra lo scenario che c'è in giro, è soltanto la possibilità di creare scenari più o meno complessi per fare il deploy o su cloud o su dei dispositivi interni. La cosa importante è che questi dispositivi, alcuni di questi consumano pochissimo. E quindi l'altra cosa è che si gestiscono via web e tutti forniscono un'interfaccia con dispositivi mobile. Queste sono tutte le cose che ci sono già dentro, quelle in giallo le sto finendo di realizzare. Tante grazie, scusate se sto qui.